È intervenuta ieri pomeriggio a sostegno del candidato sindaco Luigi Mennella la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Sono felice di essere tornata a Torre del Greco. Voi potete fare la differenza e sprigionare il cambiamento, ha detto parlando ai presenti al Multisala Corallo. Al centro del suo intervento tanti temi come la sanità pubblica e il welfare, il lavoro e la mobilità sostenibile. Se vince il centrosinistra, ha detto con fermezza l'onorevole Arturo Scotto, ci saranno 5 anni di governo. Qui si consuma una battaglia difficile. Abbiamo una destra non normale. Non è possibile che dopo 5 anni e inchieste della magistratura che sono state molto serie, con sentenze passate in giudicato, le stesse facce si candidino alle elezioni politiche dopo che hanno avuto responsabilità significative anche nella stagione precedente del governo. Ciro Borriello deve spiegare questo, piuttosto che autoassolversi in televisione, nel momento in cui, a differenza di Luigi Mennella, il giorno dopo le elezioni dovrà presentarsi davanti alla magistratura perché ancora oggi è sotto inchiesta e sotto processo per corruzione, con rischi molto concreti che all'indomani del voto questo comune venga sciolto di nuovo. Se vince il centro-sinistra ci saranno 5 anni di governo, se vincono gli altri il rischio molto concreto che questo comune viva l'onta di uno scioglimento anticipato è reale e noi dobbiamo garantire a questa città 5 anni di stabilità e di governo e di buon governo. Mi dispiace che piove, insomma, oggi, perché Torre è una bella città. Mi sarebbe piaciuto portarti a vedere quante qualità e quante belle cose ci sono. Vuol dire che saremo lieti di incontrarti la prossima volta quando vinciamo le elezioni, eccetera. È stata una città maltrattata negli ultimi 5 anni da questa amministrazione, è stata una città maltrattata negli ultimi 15 anni dall'amministrazione Borriello. Noi saremo qui a festeggiare la nostra vittoria, la vittoria della gente per bene che si è messa in cambio e che ha voluto pigliare e pigliarsi la città andando tutti insieme al Palazzo Baronale. Grazie di essere venuta, grazie di averci portato il tuo conforto, grazie di avermi dato la carica giusta, anche solo accompagnandomi, perché sai, un bel volto, c'è il volto di una persona buona, una persona che veramente, io sono sicuro, farà crescere il nostro partito e anche di molto. Luigi, io sono molto orgogliosa di essere qui, perché credo molto in te, nella tua possibilità di fare una differenza per questa comunità dopo questi anni. Grazie. Si vede, l'avevamo vista anche quando ero venuta qualche mese fa, che c'è un potenziale da liberare. E le persone tante che sono qui al tuo fianco, devo dire che ci sono così tante liste nella coalizione che quasi non ci stavano su quel cartello, perché vuol dire che c'è stata la capacità che sottolineavi di mettere al centro una visione del futuro di questa comunità. Siete voi che fate la differenza su questo territorio, non sono io, che vengo volentieri a trovarvi. Voi siete tante e tanti qui questa sera, no? Siete tanti. E potete sprigionare un cambiamento collettivo in questa città. Io vi chiedo di farlo, vi chiedo di prendermi un pezzo di responsabilità, di sentirvi parte di questo progetto, delle liste, delle competenze, dei saperi, delle candidate e candidati che lo animano questo progetto, perché da soli non ce la faranno. Ma se ciascuno e ciascuno di voi esce di qui pensando alle 10, 20, 30 persone che sanno che hanno la tentazione di non venire a votare domenica, perché dopo l'amministrazione che ci hai descritto di questi anni, è chiaro che in tanti pensano che la politica non sia più cosa per loro, pensano che non sia fatta per migliorare le loro condizioni materiali. E questa è una grande fregatura, perché se non ti occupi di politica, la politica si occuperà comunque di te. E allora non hai scelta metterti in gioco, io vi chiedo di farlo, a fianco di Luigi, a fianco del Partito Democratico, forza Torre del Greco, e forza Luigi Mennella, che tu sia il prossimo candidato sindaco di questa bella città. Grazie a tutti!